Pronto? Pronto, pronto signora. Sì? Mi scusi, io le sto telefonando, lei non mi conosce, io non la conosco, ma prima di fare quello che ho deciso di fare, volevo sentire una voce umana. Signora, io sono disperato, sto per fare una cosa definitiva, capisce? Pronto? Che mi sta a dì? Ho già aperto la finestra, non posso resistere, questa vita è una vita che non mi ha dato niente. Ma che ha fatto, un numero a caso? Non ho fatto un numero a caso per parlare con una persona, una voce umana. Chi è lei? Mi chiamo Ugo. Dove sta? Non, guardi, non importa dove sto, signora. Come dove sta? Mia non moglie, devi... Ho trovato mia moglie a letto con un campanaro, signora. Dov'è che a letto, nel campanile stava, quello che lui faceva le campane. Din don, zazza, così faceva. Io sono capitato lì, ho detto, ma quella è mia moglie. Non è uno scherzo, magari signora, fosse uno scherzo, un sondazzo, un altro scherzo, signora, questa è tremenda questa cosa qui. Capisce? Ho già aperto la finestra, io mi butto, signora. No, mi io scusi, non se no, la sconvolta. Penso che lei sia uno scherzo, che non credo che sia una cosa. No, stia calmo. Ma guardi, sono stato violentato da 3 negri proprio stamattina. Mi hanno attaccato sicuramente l'AIDS. Via, andiamo. Questo è uno scherzo, andiamo. E poi ho anche ammazzato la mia amante. L'ho ammazzata, io l'ho ammazzata con le mie mani, capisce? E quella andava con tutti i galletti. Via, stia calmo. È uno scherzo il suo, andiamo. La mia gallina, l'ho ammazzata. Era, mi ammazzo anch'io, sì. Mi butto, signora! È uno scherzo, stia calmo. Onda crudele! Ah! È uno scherzo, vero, signore? Io penso che sia uno scherzo, no, quei discorsi. Signore! Ma che signore, se sono morto, scusa. Oh, Geova, addio. Lei non... Geova! Signore! Ha detto Geova, non mi può sentire in questo momento, Ha detto Geova! È uno scherzo, che discorsi sbamballati. Pronto, sono Geova! Donna, non ti preoccupare, ormai quell'uomo è con me. Stai tranquillo. Uno scherzo, uno scherzo. No, sono Geova in persona. Geova, Dio. Oi. Oh, vabbè. Insomma, non posso tornare indietro alla mia decisione. La mia decisione è presa ormai. Ma perché allora hai fatto questo numero? La sua decisione non è assolutamente presa. No, questo numero l'ho fatto per sfogarmi un po'. Che numero è questo? Non lo so, ho fatto un numero proprio a caso. Ho formato un numero così. Chiunque ascolti, non voglio sapere nemmeno chi sei, niente. Io voglio solamente sfogarmi un attimino e poi mi butto. Basta, questa vita di merda. Basta, non ce la faccio più. Sono sul filo dei nervi. Io sono una persona, io mi chiamo Ugo. Ma a parte Ugo, basta così. Ma non importa. Io sono sempre stato calmo, tranquillo, sempre allora, sopportato sul lavoro, il mio capo ufficio. Ho scoperto che il mio capo ufficio, oddio, il mio capo ufficio, quello lì. Una volta ero andato giorni fa, così nel bagno, per fare i miei bisogni. Io lavoro in una banca. E che è successo? È venuto anche lui, è entrato dentro. Allora? È successo una cosa incredibile. Cosa è successo? Mi ha tirato giù i pantaloni. Ha tentato di violentarmi, c'è riuscito. Il tuo capo ufficio. Sì, il capo ufficio, perché mi ha detto o ci stai o ti faccio buttare fuori. Così mi ha detto, io ho dovuto starci, mi ha fatto male, sono diventato anche Finocchio. Anche Finocchio sono diventato. Ma che vuol dire? Ma che problema è? Poi cos'è successo? È successo che ha fatto nocciolo, non riusciva più a levarlo, capisce?
è dovuto venire il pronto soccorso, l'ambulanza, sputtanato in pieno, dice, ma questi due se la fanno, ma invece è stato una volta sola. Vedrà che se le cose veramente sono andate così, prima o poi si verrà a saperlo. È chiaro che la prima impressione è quella sbagliata, ma poi piano piano le cose si vengono a sapere, perciò quello secondo me non è un problema. Ma come non è un problema? Mi fa ancora male il culo, ma a parte quello, cioè, ma insomma, dico, ma questi per levarlo, sapessi le cose hanno fatto perché gli si era ingrossato dentro. Ma lei che lavoro fa? Io sono in banca. E non può denunciare questa persona? Ma non posso. Ma come fa? Ma deve avere un motivo. Ma vabbè, certo, a questo punto mi ammazzo, ma io non voglio, io veramente, guarda, non voglio rifarmela con nessuno, io voglio rifarmela solo con me stesso, perché sono, evidentemente sono io, tutti i miei mali, sono io stesso che me li attiro, non è possibile che un uomo... Puttana, quello me lo mette in culo. Tutto, non è possibile. Allora, ma il gioco è una scelta che ha fatto lei. Ho sbagliato, sì, perciò... anche la moglie l'ho scelta io. Ascolti, e quel lavoro l'ho scelto, insomma. Ma il gioco l'ha fatto lei. E sì. Lei, secondo lei, ci giocherà ora? No, perché mi ammazzo. No, non rigiocherà più. No, non rigioco più, no. Per forza non rigioco, mi butto, che non posso più giocare. La moglie è quella sbagliata. Sì, la messa in giro 18 anni. Sì. Perciò ora si troverà una soluzione, giusto? Perché una la soluzione. Moglie non è mia, tutto, è la vita. Che è la donna. La donna è una persona, ci sta insieme. Finché è andata bene, poi si accorge che non è una persona giusta, perché il babbo si è separato, non si è accorto era una persona giusta, anche lui perché insomma magari ci aveva i suoi problemi. Stessi problemi? Stessi problemi anche lui? Anche quelli, c'è una serie di problemi. Ora non è che mi metto a fare tutti... E purtroppo io a 11 anni ho dovuto prendere la drastica, ammettiamo, decisione di venire qui e l'ho deciso. Pensi... Hai scelto il babbo? L'ha presa a 11 anni la decisione. Hai scelto il babbo tu di pensare... Sì. Come mai? Perché il babbo secondo me è sempre stata una figura di cui ci si può aggrappare, di cui... ma non lo so, ma io non è perché... Non è un discorso volevo più bene a uno o più bene a un altro. È un discorso che io magari ho preso questa decisione qui, è stata dura, ma è stato un momento, un anno della mia vita, come lo sta passando lei, che poi si è cambiato e io adesso sono felice. Adesso se io in quel momento lì avessi preso un'altra decisione, adesso non avrei più potuto dire cos'era, come era andata, capito? Ma guarda, senti come... Tu vedi, guarda, mi sembra di essere a me il ragazzino e tu la persona adulta che... A me sembra di essere... Vedi, che tu stai ragionando da persona adulta, capisci? Molto più adulta della tua età. Tu dovresti avere la mia età, io la tua a questo punto, perché come cervello io a questo punto non capisco più niente, mi sembra di essere un deficiente, perché mi scoppia il cervello, capisci? Ma perché? Se lei trova una razionale soluzione a tutti i problemi, non ci sono queste, non lo so neanche come definirle, queste scelte che poi non sono lontanissime da secondo me da una persona, e purtroppo ci sono dei momenti, degli attimi in cui uno può anche essere portato a questo, ma vedrà che piano piano le cose si risolvono e lei un giorno potrà dire magari, io quel giorno lì ho fatto una scelta giusta, perché se lei tronca questa cosa qui, non lo potrà più dire, ha capito? Però perciò la scelta di almeno Cristo di essere una persona libera, di dire io ho preso quella scelta, questa persona libera la può dire se non la fa finita. Appunto, ma io ho scelto di morire, di levarmi di mezzo, così non do più noia a nessuno. Non più mia moglie potrà fare quello che gli pare, perché purtroppo io sono ancora innamorato di mia moglie. Lei è solo una vittima di sua moglie, perciò alla fine la sua moglie l'avrà vinta. L'avrà vinta. Se lei butta la finestra, sua moglie l'avrà vinta. No, perché avrà dei rimorsi per tutta la vita. E allora, lei vuole ammazzare per avere dei rimorsi alla moglie. E io, secondo lei, mi tolgo la vita per questa stupida, questa stronza, per fargli avere dei rimorsi. Ma i rimorsi non glieli faccio, ve li do un calcio un culo, capisce? E la levo di mezzo a lei. Ma io l'ho già dato un calcio in culo, ma quella anzi ha detto, ah che bello, mi piace. Certo. Perché anche masochista, cioè di quelle che si fanno picchiare dagli uomini, anche, allora, io non lo sapevo, io tutto questo tempo l'ho rispettata, potevo picchiarla anch'io, no? L'ho rispettata. E allora, guarda, è una cosa, perché malgrado tutto sono ancora innamorato e questo è il punto. Non la voglio lasciare, ma allora o la lascio definitivamente morendo oppure non riesco a lasciarla. Cosa divento? Il marito di una puttana? Ma perché? Cosa che sono già stato, ma voglio smettere di esserlo. Lei oramai si separa da questa persona. Che problema c'è? Ma tu ce l'hai una ragazza? Ce l'ho, sì. Sei innamorato, insomma? Sì. Ecco, puoi capirmi. Lo capisco, ma è chiaro che se uno mi facesse così, il mio amore cadrebbe. Non cadrebbe sul momento, ma cadrebbe piano piano, se io sapessi che facesse una cosa come sua moglie. Lì per lì magari lei è sempre innamorato. Piano piano poi lei si osa, lei si lascia e l'amore si perde piano piano.
d'amore non si è perde, possibile. Si perdono anche tutti i dispiaceri. Non è possibile, basta. Io so che è andata anche col campanaro. So anche le persone, c'è un campanaro gobbo qua, che praticamente anche con quelle, con persone schifose, è andata anche con quelle persone lì! Solo per soldi! E non gli bastavano mai perché me le chiedeva anche a me. E io dicevo, ma dove t'hai preso questa pelliccia? Ma l'ho trovata in un posto. Quest'anello? Ma quest'anello mi è stato così dato per sbaglio. Ma cose così! Ti rendi conto? Vabbè, via, ora non penso sia un problema. La moglie è stato un problema e adesso sì. Io mi basta. Via, dai, basta così. Basta. Una persona matura. Basta così. Io mi butto, sono al quinto piano, non c'è problema. Non sopravvivo. Ma non è vero. Sono già vicino alla finestra. Io, oddio. Guardi, sono le cose migliori che ci sono. Addio. Buttarla via così. Addio a tutto il mondo, anche a te, grazie di avermi detto queste cose. Sei stato buonissimo. Io guarda, ti voglio ringraziare, sei l'unica persona al mondo che mi ha detto una parola buona, l'unica persona, grazie, molto gentile. Ascolta, però via, dai, è finita, ciao, ascoltami. Ciao, ci vedremo forse un giorno, anche tu, facendo la tua lunga vita, spero non abbia mai i miei problemi, un giorno ci vedremo nell'aldilà, addio, no, addio mondaccio cane! Ah! Che ha fatto? Ha riattaccato? Che dite voi, ha riattaccato? Ha detto qualcosa, perché io ero cascato in terra, effettivamente, non lo so. Che bravo ragazzo, però bisogna richiamarlo. No, non può rimanere così nell'ansia di sapere che uno si è ammazzato sotto il suo orecchio, insomma. Non vorrei sbagliare, ma ha detto si è accoppato, qualcosa del genere, no? Può essere? No, perché mi è cascata anche la cuffia mentre cascavo in terra. E ho fatto spum! Pronto? Pronto? Sì? Senta, scusi, abbia pazienza, ma ha telefonato lì una persona che ha detto che voleva ammazzarsi. Ma chi è? Ma guardi, qui ma è incredibile. Ma chi è che parla ora? Mi ha ammaccato tutta la macchina qua, sono qui sotto. Vaffanculo, ha ammaccato tutta la macchina, ha fatto sclash, ma scusa. Ma chi è? Ma scusa, lo potevi trattenere un po'? Eh? No, via. No, bisogna ma dai, a questo punto ha capito, perché il ragazzo era un po' certamente scioccato da questa faccenda. Io ho cercato di ma appunto, però ora ho richiamato perché. Pronto? Sì, pronto? Senta, guardi, abbia pazienza, ma qui controlla adesso, come? Perché mio padre è della polizia. Sì. Perciò io ho messo il telefono mio, sotto mio zio è della squadra della immobile. Arrivederci. Ora, uno che ha il telefono sotto controllo non ti riabbassa subito, anzi dice ora ho il telefono, perché prima non ce l'aveva, hai capito? Ha fatto una cosa molto rapida. Ma insomma, però è stato bravo, è stato buono. Direi che è stata una persona dolcissima nel cercare di convincere questo poveretto che doveva uccidersi. Ora improvvisamente c'è il telefono sotto controllo, il babbo e la polizia e tutto il resto. E vabbè, e allora l'importante è che lui abbia capito che non era vero, perché evidentemente non voglio lasciare una persona con questo dubbio. Oh? Sì? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io sto per uccidermi. Ma chi parla? Io sto per lanciarmi dalla finestra, ho fatto un numero a caso per parlare con una persona. No, non mi faccia queste storie, perché cioè mi piglia male a me. No, a me prende ancora peggio, perché tra poco io sarò schiacciato sul selciato. Giù, sotto 5 piani da qui. Ma come mai ha fatto questo numero? Per parlare con una persona, un essere umano, prima di prendere questa. Allora io che gli devo dire? Niente, solamente io devo dire a qualcuno che sto per buttarmi e basta, perché la vita mi ha dato solo amarezze, non ne posso più. Ecco, cosa deve dirmi? Niente, perché tanto non torno indietro. Ma perché lei pensa che uccidendosi risolve qualcosa? Uccidendomi risolvo tutto, perché non do più noia a nessuno e così basta. Mia moglie che mi ha tradito,
ai miei figli che si drogano, a mia zia che fa la lesbica, insomma, e così via. Non ne posso più, perché tutto è andato male nella mia vita. A questo punto ho pensato che la colpa sia mia e me ne vado, basta. No, ascolti, ma sì, cioè, basta. Basta. Non è sbagliato, secondo me, fa questo. Pronto? Corsi sbagliato. Pronto? Non sento, che c'è? No, non se ne vada ora, perché se no mi fa prendere male. No, se me ne vado per sempre, basta. Ma perché non ci si incontra, si fa un discorso a quattro occhi? Incontrarsi? Prima che, no? Proprio lo deve fare oggi, lei? No, io potrei, cioè è tanto che ci penso, è oggi che ho deciso di farlo, anche perché oggi è una data per me importante, l'anniversario del mio matrimonio, ma mia moglie... Ma la lasci perdere sua moglie, sono tante donne a questo mondo, ora perché la sua moglie l'ha tradita si deve ammazzare, gli dà soddisfazione, no? Così. Ma è andata a letto... Ma la tradisca anche lei. È andata a letto con un ciabattino, eh? Pronto? Pronto? È andata a letto con un ciabattino, con uno che fa le scarpe così. Ma si rende conto? Io l'ho trovata. Pronto? Pronto! Mi sa che c'è qua. Ma da dove telefona? Io da casa mia, dal quinto piano qua, ho già aperto la finestra. Ora basta, mondo di merda, basta, me ne vado! No, ma non faccia così. Ci vogliamo incontrare, ha detto. Ma non è possibile. Tanto non ci riesce lei a dissuadermi, non ci riesce. Non ci riesco? No, come fa? Lei come può dissuadermi da questa idea? Ormai sono mesi che la cullo questa idea. Ho detto basta, oggi. Scusi, ma quanti anni ha lei? 35. A 35 anni si ammazza? A 35 anni mi ammazzo. C'è chi lo fa anche prima, c'è chi lo fa dopo. Io lo faccio a 35 anni, nel mezzo del cammino di nostra vita, anche un po' prima. Ecco, quindi io dico chiuso, basta, ora, basta, questa non è più possibile. Perché lei cosa mi direbbe se mi incontrasse, mi scusi? Che cosa mi farebbe? No, mi dica. Io, cioè, a me mi è capitata questa telefonata, ora è logico, cioè, mi viene da dirgli queste cose. Cioè, magari vorrei cercare di impedire qualcosa. Ma lei, scusi, quanti anni ha? Io pochi, confrontarle. Sì, no, lo sento. 20. Vent'anni. Lei, a lei la vita sorride sicuramente. Sì, ma se volesse anche a lei, perché manda a fanculo tutti, cambia vita completamente, la sua moglie, i suoi figlioli, la sua zia lesbia, e cambia vita completamente, invece di ammazzarsi. Poi, cioè, che senso gli dà? Cioè, dà soddisfazione a quelli che gli hanno fatto del male, dà soddisfazione alla sua moglie, dà soddisfazione ai suoi figlioli. Invece lei, figlia, si leva da coglioni con un po' sì. di soldi. No, così meglio. Io, che so, come soldi? No, io mi butto alla finestra, lascio tutto, non voglio rifarmela con nessuno. Io voglio levarmi di mezzo completamente, capisce? Ma a 35 anni? Ma lei è fidanzata, ha un amore, come dire, sa cosa vuol dire amare? No, io sì, cioè lo sapevo. Ora non lo so più. Non ce l'ha più? No. Ha sofferto allora? Sì, però ecco. non mi è balenato nemmeno per la testa. No, ma ci mancherebbe altro, voglio mica dire questo. Solamente che io, pur sapendo che mia moglie mi tradisce con tutti, io sono ancora innamorato di lei, capisce? E questo è il punto. E io non posso stare con questa spada di Damocle, anche questa angoscia, brava, ha detto bene. Mi piacerebbe tanto incontrarla, ma come faccio? Se mi butto dalla finestra non incontro più. Ma infatti, cioè, non, secondo me è sbagliatissimo, proprio io non è che ho la sua età e quindi non posso, magari la penso in maniera diversa. Vabbè, ci sono 15 anni fra noi, mica un'eternità, eh? Insomma, 15 anni sono 15 anni. Ah, sono 15 anni? Beh, sì, certo, sono 15 anni. Sono 15 anni di vita, insomma. Certo, certamente, sono tre quarti, di più. Nella sua vita. Insomma, ha cambiato idea, via, mi faccia il suo favore, se no mi fa sentire. Non ho cambiato idea. Io anzi, mi scuso di aver disturbato, di aver creato uno shock, qualcosa, ma non ho cambiato idea. Mi devo buttare. Oh, guarda, posso darti del tu? Pronto? Pronto? Posso darti del tu? Sì. Ecco, certo. Guarda, o mi butto, o ci incontriamo da qualche parte. Ma se me la metto su questo piano, a me mi prende male. Cioè, per me ci si può anche incontrare, se lei mi dice che poi dopo non si butta. Però ti fai trombare. No. Ma allora, sì. Scusa, allora mi butto, scusa. Ma scusa, abbi pazienza. Io ma mi lei butto. Comunque c'ha, cioè, davvero c'ha qualche... Ma perché non si fa vedere da qualche
sfigata. Ma come sfigata? Come sfigata? Si sfogava in qualcuno. Ma io sono normale, ma come sfogo? Io sto rimasta male, mi ha detto questa cosa. Per me ora, cioè, io la volevo aiutare tutto quello che ti pare, ma... Non, cioè, ma io in cambio non ti do niente, parliamo di chiaro. Ma come? Perché? Perché ho 15 anni in più? Ah, per questo, eh? Ah, per questo, eh? Ah, no, per questo, no, perché vedi, non un'altra so cosa che mi è andata male. Andare con una persona di 35 anni perché si vuole buttare. Ma 35 anni? Perché si vuole buttare, sì. Hai fatto mio padre. Ah. Pronto? Pronto? Ascolta, fai una cosa, buttati. È la cosa migliore, tanto. La testa di cazzo come te, che vuoi che ci faccia nella vita? Buttati, no, tranquillo. Vai. Vai tranquillo, buttati di sotto, non ti rimpiange nessuno, sei troppo testa di cazzo. Va bene, mi butto! Vai, mi buttati, butto. Buttati, fai bene. Vai, ciao. Che merda, però. Hai capito? Buttati. Questo non li chiamo nemmeno. Madonna, si buttati, capito? Lei, poverina, ha tentato di aiutarmi e poi io l'ho volutamente buttata sul grasso, cioè fa trombare, per farle scemare l'angoscia che le stava serpeggiando addosso. Ma è babbo, mamma mia, oddio mio, che roba, buttati. E mi sono buttato, ma mentre mi buttavo riattaccavo. Allora sono ritornato su e quindi, vabbè. Se non c'è il soldazzo, stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...